merda. E questa è una regola di vita proprio. Ma in ogni caso, vabbè, la Lazio vince questo derby e era il derby delle situazioni scontate. La prima situazione scontata è che la Roma anche oggi ha preso un palo, sempre con Zaniolo, come ricordate quello preso con l'Udinese di testa? Praticamente stessa dinamica, quindi stesso palo, stesso colpo di testa. Zaniolo, tra l'altro, tra i migliori in campo quest'oggi, va detto. Era scontato che Pedro ci segnasse, credo che se tu volevi giocare il gol di Pedro Aznai non era manco quotato. E ribadiamo la grossa cazzata fatta dalla società, da Diaco Pinto quest'estate nel regalare Pedro a Lazio. Ci avevo fatto un video e lo confermo, grossissima cazzata, cazzata stratosferica, e oggi ne ha pagato le conseguenze. Però va anche detto la terza, diciamo, cosa che già sapevamo è che il binomio Guida Irrati ha colpito anche quest'oggi, perché non dà un calcio di rigore sacrosanto su Zaniolo, su quella ripartita, anzi, lui non lo dà, quell'altro Begalino non lo vede, Alvaro lo vede benissimo, ma non lo segnala. Sulla ripartenza, Pedro fa il 2-0, Gol. quindi quello era un gol che non doveva esistere perché la Roma doveva usufruire di un calcio di rigore. Peraltro, a mio avviso, c'era anche quel rigore che invece ci hanno dato, perché quando Zaniolo, a parte c'era un fallo pochi secondi prima, ma quando Zaniolo sta per caricare il tiro, gli viene toccato il tacco, per cui quel rigore, altro che Pardo e quell'altro Ambrosini, dicono che tra i due forse, allora, il primo era rigore solare, questo qui era comunque calcio di rigore. Detto questo, la Roma, che comunque è una squadra qualitativamente inferiore alla Lazio, soprattutto nel reparto, quello che conta, e non ha giocato bene sicuramente nel primo tempo, però con la voglia, con la passionalità, ha comunque tirato di più in porta, perché Reina si è segnalato per almeno tre miracoli, uno su Veretout, me ne ricordo un altro su Zaniolo, de destra, ha fatto un tiro pazzesco, e un altro comunque su Sciomuro, dove meno miracolo, però sicuramente una grande parata. Per cui, a livello chiaramente di impegno, non Noi siamo possiamo. sempre quarti e la Lazio è sempre sesta. Sì, vabbè, ma loro sono sempre in merda, per cui comunque qualsiasi cosa sopra, Merda sotto, ancestrale. sì, merda proprio galattica, cosmica, universale. Mourinho ha provato anche la mossa della disperazione Zaleski, sperando, secondo me, in un. Sappiamo, insomma, ci uniamo al lutto della famiglia Zaleski, ha perso il papà in settimana. Sperava che magari, guidato dall'alto, probabilmente, io infatti ero sicuro che segnasse o che si evidenziasse per qualcosa. Così non è stato, peccato. Però il ragazzo è di talento, il ragazzo ha qualità, e secondo me, rispetto a, mi dispiace, Sharawi oggi ha fatto una partita veramente di merda, e Mkhitaryan con lui, proprio inguardabili. Cucina romana e di merda. Che è una cucina alternativa, insomma, magari sarà quella tipo vegana, c'era. Va bene, ragazzi. Allora, io niente, adesso se andiamo a mangiare una cosa, andiamo a mangiare una matriciana per dimenticare. E pure un avero, Ma pure un avero credo, per forse. dimenticare, forse. Vabbè, che dire, ci vedo il culo a tutti. E forza Roma, comunque quello sempre. Lazio merda, quello proprio. È proprio regola. Tu ti svegli la mattina e fai Lazio Lazio merda, e merda. dopo inizia la giornata. E sempre a cacio bacio.